In questo video volevo farti vedere un case study bellissimo sul posizionamento e l'identità verbale. Sto parlando di Liquid Death. Che cos'è? È un'azienda che prende acqua di montagna e la mette nelle lattine. E poi adesso sta producendo anche iced tea e altri prodotti. Cosa c'è di particolare? Hanno un tono di voce bellissimo. Liquid Death ti fa capire morte liquida e il loro payoff è Murder Your Thirst, quindi uccidi la tua sete. Ed è tutto in tema omicidio, no? Loro ad esempio fanno dei video dove torturano le persone per gioco, ovviamente. Quando ti chiedono di iscriverti alla loro newsletter ti dicono sell your soul, vendi la tua anima a noi, mandando la mail, quindi molto bello. Vedi che in queste immagini stanno mostrando il loro iced tea, ti dicono non avere paura, è solo iced tea. Vedi anche i nomi dei prodotti sono in linea, ad esempio il primo nome è Resting Peach, per giocare con il rest in peace, riposa in pace, no? In inglese funziona. E tutto è in linea, perfino quando ti chiedono di seguirli sulle loro pagine social, invece di dire seguici, ti dicono stalkeraci sulle pagine social. Quindi tutto ha un'identità verbale fondamentale, fantastica, che infatti li ha resi famosi in tutto il mondo. Hanno milioni di persone che li seguono e che ovviamente poi si traducono anche in clienti. Quindi ottimo posizionamento, ottima identità verbale, perché si differenzia da concorrenti che in realtà sono molto più noiosi perché il prodotto, insomma, è un'acqua di montagna, però come a tante altre, non usano la plastica, usano la lattina, questo già è un punto a favore per la sostenibilità, però insomma non è così speciale, mentre invece tutto quello che c'è intorno rende questa azienda e questo prodotto invece molto speciali.